buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Allora, la casa è davvero un investimento, è ancora un investimento, o in tanti che l'abbandonano perché dicono che ormai è qualcosa di troppo pesante, costoso per le tasse. Qualcuno dice c'è un risveglio del mercato immobiliare. Che cosa significa per tutti noi che magari abbiamo un piccolo appartamento? Verranno rivalutate, no, le nostre case rispetto al passato? Insomma, ne parleremo stasera per capire la casa, che forma di investimento è. Ma come sempre qualcuno da casa appunto ci ha stimolato all'argomento, ci ha scritto una lettera ai nostri studi. Melania, buonasera. Buonasera a te Giuseppe, un saluto ai nostri telespettatori. Esatto, come sempre è da voi che nasce lo spunto per fornirci di fare insomma queste trasmissioni. Andiamo a vedere chi ci ha scritto questa sera. Si tratta di Sandro. Cari amici di Attenti al Lupo, mio figlio si è sposato nel 2007 e all'epoca scelse di andare a vivere in affitto perché il mercato immobiliare era alle stelle e comprare casa sembrava impossibile. Ora però l'affitto sta diventando sempre più pesante e lui sta prendendo in considerazione l'ipotesi di comprare casa. Quindi vi chiedo, qual è lo stato di salute del mercato immobiliare in questo periodo? Conviene acquistare? E poi, è davvero diminuita la pressione fiscale sugli immobili? Grazie, scrive Sandro da Como. Se allora volete saperne anche voi di più sul mercato immobiliare, sul risveglio del mercato immobiliare, così come ha detto Giuseppe, cominciate a seguirci, a partecipare attivamente. Noi siamo in diretta e il nostro numero è 800 508 990. Buonasera a Paolo Righi, presidente nazionale, quindi presidente della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buonasera, buonasera al segretario generale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci. Buonasera avvocato Pucci. Partiamo dal presidente. Allora, c'è sempre voglia degli italiani, perché ci arrivano tante lettere, facciamo queste trasmissioni periodicamente sulla casa, ci arrivano tantissime lettere, email, telefonate. Insomma, la casa è sempre nel cuore degli italiani, ma è così? Ne vale ancora la pena, come dice il Signore? Beh, diciamo allora subito che la pressione fiscale, così rispondo anche alla lettera, la pressione fiscale effettivamente è calata per quanto riguarda le prime case, perché è stata tolta la tassa sulla prima casa. Quindi se l'ascoltatore vuole acquistare non avrà una pressione fiscale pesante. Peraltro diciamo che oggi le persone cercano sempre di investire anche a fronte di un momento un po' particolare sugli investimenti bancari e sulle azioni e su queste cose. E noi vediamo nelle nostre agenzie immobiliari, segniamo un più 8% di domanda di acquisto. I mutui, i tassi, gli spread sono bassissimi e oggi diciamo che un mutuo a 25 anni a tasso fisso per 100.000 euro fa una rata di 440 euro ed è quindi abbordabile anche da parte dei giovani ed è possibile acquistare. I prezzi sono calati e sono dati ancora in leggero calo, non a Roma, a Milano, nelle grandi città, ma nel resto d'Italia, ancora in leggero calo per il 2015, è quindi il momento di fare affari e di acquistare casa. Chi vuole acquistare, quindi diciamo, è un momento favorevole. Chiedo all'avvocato Pucci, e io che magari voglio vendere, è ancora un momento favorevole? Perché insomma, per tanti anni il prezzo degli appartamenti insomma è sceso, in alcuni momenti anche crollato, la gente era abbastanza disperata, magari aveva comprato 200.000 euro una casa, se la ritrovava una valutazione di 100.000 euro. Ora che cosa accadrà? Si arriverà a quei momenti d'oro oppure bisogna ancora camminare parecchio? Beh, diciamo, vorrei far mia quella battuta sul fatto che gli italiani hanno nel cuore la casa, però c'è un problema che l'Agenzia delle Entrate ce l'ha nella testa e quindi questa situazione qua mal si accompagna. Il problema è che quando noi parliamo di mercato immobiliare non possiamo parlare solo della prima casa. Parte preponderante, importante, l'85% degli italiani ha la prima casa in proprietà, ma il mercato immobiliare è tanta altra cosa, è la seconda casa, che era quella che per la quale appunto si potevano fare degli investimenti, è l'ufficio, è l'attività commerciale. Ecco, tutto questo si sta polverizzando, cioè vale a dire la pressione fiscale, al di là, come giustamente diceva il Presidente, sulla prima casa, che è qualche cosa a sé stante, per il resto la pressione fiscale dal 2011 a oggi è aumentata
soprattutto per le seconde case, del 236%. E ne parleremo nel corso della trasmissione. Insomma, al primo giro mi sembra la casa dove abitare conviene. Diciamo, se uno vuole fare un piccolo investimento, negozio, un garage o anche una seconda casa, beh, lì bisogna stare molto attenti. Poi chiederemo qualcosa anche al Presidente in base alle ultime indicazioni che ha ogni giorno dalle varie agenzie. Melania, diamo i riferimenti. Come entrare in contatto con noi? Numero verde ancora una volta 800 508 990, numero gratuito anche per i cellulari qualora lo doveste trovare occupato. Fate la vostra domanda in segreteria, lasciate proprio il messaggio e poi lo rivolgeremo noi ai nostri ospiti in studio. Email attenti al lupo @tv2000.it e i social Facebook e Twitter, siamo presenti anche questa sera, presenti attivi, basta cercare la pagina del nostro programma. Allora, Paolo Righi, il presidente della FIAP, aveva fatto accenno poco fa, ha fatto accenno alla questione dei mutui. Abbiamo sentito il responsabile dell'Ufficio Analisi Economiche dell'ABI, quindi dell'Associazione delle Banche Italiane, Vincenzo Chiorazzo. Vediamo che cosa ci dice su questo risveglio presunto reale del mercato immobiliare italiano. Si sente parlare di ripresa del mercato immobiliare nel nostro paese. Noi volevamo sapere dall'ABI il rapporto tra mutui e mercato immobiliare come sta andando. Direi che sta andando bene, nel senso che vi sono innanzitutto segnali promettenti sul fronte degli sviluppi sul mercato delle abitazioni. Qualche giorno fa è stato presentato il rapporto immobiliare 2016 dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con ABI, che mostra incrementi durante il 2015 del numero di transazioni delle case compravendute nell'ordine del 6,5%, ed i primi mesi di quest'anno confermano questa tendenza positiva. Sul fronte dei prezzi siamo invece in una situazione di stabilizzazione ormai e di lento recupero. Ecco, come spiegate questa ripresa del mercato dei mutui? Ma la ripresa del mercato è innanzitutto dovuta per l'appunto ad una ripresa economica generalizzata che vi è stata finalmente dopo tanto tempo nel 2015, quindi l'uscita dalla recessione. Questo ha determinato un incremento del reddito disponibile delle famiglie che, approfittando poi dei tassi di interesse che sono a livelli molto molto bassi nel confronto storico, la domanda dei mutui è cresciuta e conseguentemente le banche hanno potuto soddisfarla. Ecco, questa situazione è uguale in tutto il paese, nord, centro, sud, o ci sono delle differenze? Per quel che riguarda per esempio uno specifico indicatore che noi elaboriamo, che si chiama l'indice di accessibilità all'abitazione attraverso la sottoscrizione di un mutuo, noi riscontriamo livelli che sono assolutamente positivi e di massimo storico relativamente alla fase che noi studiamo, che va dal 2004 in poi. Il contributo prevalente a questo indicatore di accessibilità al mercato della casa tramite mutuo è dato per l'appunto dal tasso di interesse, il quale grazie anche naturalmente alla politica monetaria della BCE estremamente espansiva può diciamo incentivare le famiglie a fare questo importante passo e questo importante investimento. Questa è la fotografia scattata dall'ABI, ma abbiamo i nostri telespettatori, diamo sempre spazio subito a loro, mi sembra che sia una telefonata proprio su questi argomenti, vero Melania? Eh sì, pare proprio di sì, è la signora Adele che vuole fare una domanda qui in studio. Adele dalla provincia di Messina, pronto? Grazie, sì, sono Adele dalla provincia di Messina. Grazie a lei, buonasera. Grazie, desideravo allora porle una domanda. Io ho contratto, cioè io e mio marito ovviamente, un mutuo circa 8 anni fa, inizialmente a tasso fisso. Circa 6-7 mesi fa abbiamo rinegoziato il mutuo a tasso variabile, ma visto che ancora i prezzi scendono, sarà possibile ritornare di nuovo a tasso fisso? Posso chiederle per quanti anni, perché è importante, se non sbaglio, gli anni. 23 anni. Per 23 anni, grazie, vediamo dare una risposta. Per un totale di 97.000 euro.
Sì, ora proprio una risposta precisissima non riusciamo a darla. Però è importante, perché uno può cambiare, perché ora i tassi fissi sono ai minimi, no? Ai minimi, sì, storici. Certo, Presidente, qual è il consiglio che possiamo dare? Ma sicuramente, se ha rinegoziato 6 mesi fa, ha rinegoziato degli spread a tasso variabile che sono veramente bassi. Quindi il consiglio, visto che si prevede che per 5 o 6 anni i tassi di interesse rimarranno uguali, non gli consiglio di rinegoziare adesso. Casomai fra 2 o 3 anni, se dovesse vedere un lieve rialzo dei tassi, potrebbe precipitarsi in banca per andare a rinegoziare. Per oggi, se il tasso ha ancora 10 anni, se il mutuo ha ancora 10-11 anni, perché lei ha parlato di un periodo più lungo, ma aveva già fatto 9 anni, fino a 10-15 anni di mutuo il variabile va bene. Ecco, ricordiamo che la surroga, come si chiama, il passaggio da una banca all'altra, è sempre gratuita. Questo è importante, perché le banche a volte dicono, insomma, venite qui, però vi dobbiamo far pagare qualcosa. Assolutamente nulla. Avvocato Pucci, per quanto riguarda il cambiamento della tipologia, lei nota, insomma, gli iscritti a LUPI, ai piccoli proprietari immobiliari, sono cambiati in questi ultimi anni? C'è qualcuno che... cioè, sta cambiando? Qual è la prospettiva anche di chi magari ha dei soldi e vuole investire nel settore immobiliare? Un monolocale? Una volta si comprava la casa grande per la famiglia, ora? Fortunatamente i piccoli proprietari ancora non hanno cambiato la mentalità, però la domanda che mi si pone apre degli scenari incredibili, cioè vale a dire, qui dovremmo cominciare a capire se effettivamente sta cambiando il vento, cioè vale a dire c'è sempre in noi, nel cuore, l'immobile, la prima casa, l'investimento immobiliare, oppure stiamo andando verso qualcosa di diverso, cioè vale a dire questa proprietà che, sempre più vessata dal fisco, molto probabilmente c'è una disaffezione da parte dell'aspirante proprietario. E poi ci sono tante formule oggi, no? Anche quello troppe è importante. Formule, e quando ci sono troppe formule per significa che non ci sono le idee chiare. C'è troppa confusione. Lei concorda, Presidente? E soprattutto le chiedo, è vero che c'è una grande richiesta dei monolocali? Ormai la gente punta su questa tipologia come forma di investimento rispetto alla casa da 100 metri quadri, che un tempo era il classico appartamento cercato da tutti. Allora, l'unità immobiliare più ricercata oggi in Italia è il trilocale, in realtà, no? Nella gran parte d'Italia. Mentre bilocali e monolocali vengono cercati naturalmente nelle città come Milano, Roma, dove i costi sono molto alti. Perché questo? Perché a livello sociale proprio chi acquista casa sono sempre i single o le coppie, e difficilmente, visto che la natalità si sta abbassando, difficilmente le famiglie sono numerose. E allora ecco questi tagli più piccoli, anche per l'investimento. Chi ancora acquista per investire, ed ho ragione il presidente Pucci, che invece per le seconde case, per le case da investimento, che non sono quelle al mare, ma quelle per mettere qualcuno in affitto, la tassazione è ancora troppo alta. Ecco lì, ad esempio, l'investimento è anche lì sui bilocali e sui trilocali. Quindi diciamo che c'è una ricerca di tagli medio-piccoli, molto, molto, molto marcata, e sempre meno gli appartamenti più grandi. Melania, domande. Email che ci ha scritto Luigi da Pescara. Lui dice: ho comprato casa forse nel momento peggiore, era il 2006, io volevo fare un investimento, non mi sembra che questo investimento sia riuscito perché ancora adesso la casa non vale quanto io l'ho pagata allora nel 2006. Che cosa mi consigliate di fare? Allora, se posso rispondere a Luigi. Purtroppo tutto il mercato immobiliare ante 2008 ha trattato il bene immobiliare come un assegno al circolare, no? Come un investimento, come se fossero azioni. L'investimento immobiliare è un investimento di medio-lungo periodo. Quindi Luigi ha comprato una casa sicuramente bella, la tenga, non vada a vendere un bene che è la sua abitazione, e vedrà che nel tempo il suo investimento arriverà a pareggiare quello iniziale. Ma lo sa che è possibile comprare casa con 3 euro? Lo sa sicuramente, perché insomma è uno dei massimi esperti, no, in Italia del settore immobiliare. Ma noi dovremmo avere in collegamento telefonico il sindaco del comune di Gangi, provincia di Palermo. Ci dovrebbe essere Giuseppe Ferrarello. Buonasera sindaco. Buonasera. Allora sindaco, lei è stato uno dei primi, ora tutti la stanno un po' imitando sì, in tutta Italia. Ma è vero che nel suo comune è possibile comprare una casa con 3 euro?
È così? Che vediamo euro, tutti, però euro, poi cosa si nasconde euro, dietro? Un euro. Un euro addirittura. No, quello è il fatto simbolico, non si nasconde assolutamente niente dietro, è venuto fuori dall'idea, dalla disperazione, io la chiamo così, perché nel 2009 noi abbiamo puntato tutto su cultura e turismo, volevamo ripopolare il centro storico, volevamo riqualificarlo perché era abbandonato, che Gange era un paese di 16.000 abitanti negli anni 20, oggi siamo 7.000, l'emigrazione nel primo e nel secondo dopoguerra. E poi negli anni 80 il centro storico si spopolò perché la gente cercava gli appartamenti e quindi le case su un monte. Noi siamo un paese medievale su un monte, quindi le case con una stanza una sopra l'altra, quindi le viuzze strette. Le stiamo vedendo, sindaco, stiamo vedendo le immagini mentre le parla, però le chiedo, ma queste case, mi sono posto, di chi sono? Sono del comune? Cioè lei chi è che le vende a un euro? Perché insomma... Le spiego. Però brevemente. Certo, l'idea è proprio questa, è stato il segreto. Siccome per la legge italiana il comune se li acquisiva di proprietà non li poteva più regalare perché danno erariale, perché ci vuole la valutazione tecnica erariale che è molto più esosa del valore commerciale, il comune funge, diciamo, da agenzia immobiliare. A me comune fanno il mandato a regalare per 5 anni i cittadini. Sono case che avevano problemi magari sanitari, stabilità, abbandonate, non avevano nessun valore per la gente. Poi una volta avuto il mandato ho fatto un accordo con l'unica agenzia immobiliare che ho nel mio comune e ho fatto un bando al mondo dove ho detto: Gangi regala le case, viene lei, vuole, la facciamo girare, la facciamo gratuitamente tutto e poi sbrighiamo tutte le pratiche, quando lei decide di acquistarla chiamiamo il notaio, si va dal notaio, lei paga solo l'atto pago l'atto al notaio, poi a ristrutturare quanto costa? Dipende da come la vuole fare, da come la vuole arredare, da quanti metri è, perché sono le antiche paglialore dove anticamente stavano gli animali sotto e gli animali sopra, ma mediamente con 30.000 euro si può pure fare una ottima ristrutturazione, poi dipende da come lo vuole fare. Questo ha messo in moto tanta economia, perché al di là di riqualificare il centro storico, naturalmente la gente chiama il muratore locale venendo da fuori, perché c'è gente oramai di tutto il mondo, Israele, Svizzera. Ecco, quante, sindaco, io purtroppo siamo in collegamento telefonico e quindi purtroppo dobbiamo accorciare i tempi. Quante case avete venduto? L'ultima battuta, mi dice un numero finora? Sono 180 case vendute, 40 già ristrutturate e 3.000 richieste da tutto il mondo. Mi sembrano cifre davvero record. Allora, qualcuno, vedo anche l'avvocato Pucci che domani penso prenderà l'aereo e va lì perché vedo che è curioso. Complimenti per l'idea. Grazie al sindaco, Giuseppe Ferrarello, sindaco del comune di Gangi, provincia di Palermo. Insomma, questa iniziativa insomma si sta diffondendo in tutta Italia, ma può essere un modo per ripopolare i comuni, anche se ho visto insomma... Il problema è vero, è che c'è i centri storici in generale, non solo quello di Gangi che è particolare perché le città sui monti, c'è l'abbandono di questi piccoli paesi, ma anche i centri urbani, i centri storici delle medie città italiane, i centri storici si stanno svuotando perché si sta eliminando, diciamo, il commercio al minuto, chiudono i piccoli negozi, aprono i centri commerciali e questo ha provocato uno svuotamento dei centri storici, e su questo noi abbiamo fatto vari appelli al governo, perché anche sugli affitti e sugli investimenti dei negozi commerciali si debbono adottare delle pratiche che permettano poi ai proprietari di affittarli a prezzi più bassi. Avvocato Pucci, ma davvero nessuno più paga? Perché il problema poi è anche quello: io faccio un investimento, metto una persona all'interno dell'appartamento di un negozio, però poi non riesco ad ottenere più quei soldi che mi sono... Perché c'è questo fenomeno diffuso? Sì, c'è una morosità piuttosto alta, specialmente per quanto riguarda le attività commerciali. Ma soprattutto anche qui il fisco, come al solito, interviene nella maniera più sbagliata, perché chi non riesce a riscuotere la locazione, quindi la corrisposta locativa, ci deve pagare sopra pure le tasse.
tasse. Quindi anche qui siamo in una situazione veramente poco favorevole per chi volesse investire anche su questi immobili che poi non vengono pagati dal punto di vista della locazione da chi ci sta dentro. Prima di vedere l'ultimo servizio filmato, le domande allora dei telespettatori. Melania. Marina da Sassari chiede: ma quanto incide una ristrutturazione sul prezzo di una casa da vendere? Perché io ho una casa del 69 che ho totalmente ristrutturato 2 anni fa. Quanto incide, quanto potrei chiedere di più, tra virgolette? Beh, lì dipende dal tipo di ristrutturazione. Il consiglio che do... Ci sono degli sgravi però, ristrutturando? No, sì, certo, c'è il 55-65%, se lei, sicuramente la signora, se ne è avvalsa, perché vengono rinnovati tutti gli anni questi sgravi. Però il consiglio per individuare il giusto prezzo di vendita del mercato, che oggi molte volte è ancora inferiore al valore di acquisto, come l'ha detto il telespettatore precedente, è di rivolgersi a un'agenzia immobiliare, farsi individuare il valore attuale del mercato, che purtroppo è slegato da quello della ristrutturazione, perché se la signora ha messo ad esempio un bagno a suo piacimento, naturalmente, e io acquirente voglio cambiarlo, è chiaro che non darò nessun valore alla ristrutturazione. Siamo andati in Sicilia, ora ci trasferiamo nel Cilento, un tuffo nel Cilento, perché c'è un comune che è entrato pochi giorni fa, ha avuto la bandiera blu, insomma è stato promosso tra i comuni dove c'è il mare più bello d'Italia. Abbiamo sentito il sindaco del comune di San Mauro Cilento, perché vogliamo capire innanzitutto questo importante titolo che ha avuto, ma soprattutto la gente compra la seconda casa vicino al mare. Vediamo che cosa ci ha detto. Sindaco, non new entry per quanto riguarda la bandiera blu, quanto è importante per un comune avere questa bandiera, perché in qualche modo testimonia la purezza del territorio e anche delle acque? Certo, per noi è importantissimo, noi siamo una new entry, siamo poco conosciuti con la nostra marina di mezza torre, però vi assicuro che è una zona bellissima, perché spesso noi parliamo di Campania, ma di Cilento ne parliamo ben poco, però nel Cilento ci sono delle zone che sono bellissime. Dobbiamo dire che nel Cilento ci sono 14 bandiere blu, non c'è solo San Mauro Cilento, però devo dire che San Mauro è uno dei paesi più belli della costa. C'è un risveglio del mercato immobiliare delle cosiddette seconde case, delle case al mare, perché per un periodo un po' tutti tendevano a vendere. Ora c'è una ripresa o la situazione è abbastanza stazionaria? No, c'è una ripresa, devo dire che per le nostre zone, per il Cilento, per San Mauro Cilento, io vedo grosse riprese, perché tanti vogliono scappare dalle grosse città e venire nei piccoli paesi dove si può respirare l'aria pura, mangiare dei prodotti tipici, dei prodotti biologici. Devo dire che il mercato immobiliare a San Mauro sta crescendo, e sta crescendo tanto, anche se da noi non è che facciamo costruire più di tanto, perché è una zona bellissima nel Parco Nazionale del Cilento, quindi però si vende tanto e c'è un ritorno anche ai paesi. Avvocato Pucci, lei diceva non conviene da un punto di vista della tassazione prendere una casa al mare, in campagna, in montagna, però in qualche modo il sindaco dice c'è un fenomeno inverso, la gente abbandona le città e ritorna nei piccoli comuni dove si vive meglio, la qualità della vita. Sì, ma per quanto riguarda la qualità della vita sono d'accordo col sindaco, anch'io andrei se potessi farlo nel Cilento, è bellissimo, ma il problema è sempre la tassazione, cioè se ad un certo punto noi cominciamo a pensare anche che queste sono delle situazioni per le quali c'è la possibilità di ripopolare queste zone che ormai si sono andate pian piano spopolando, di ristrutturare, quindi creare anche delle sinergie, ma che ad un certo punto ci sia anche la possibilità di non pagare questa TASI e questa IMU che ormai è insostenibile per la seconda casa. La domanda, l'ultima domanda dei nostri telespettatori, ce ne sono tante, ma faremo un'altra trasmissione sulla casa. Naturalmente, invece la signora Francesca da Pavia ci ha lasciato questo messaggio in segreteria. Lei dice: per l'acquisto di una casa l'agenzia delle entrate fa un prezzo, valuta insomma in maniera diversa un determinato appunto immobile, diverso appunto dal prezzo d'acquisto. Lei dice: io quindi pago un determinato prezzo all'immobile, poi l'agenzia delle entrate mi multa perché magari me la valuta di più. Come ovviare a questa situazione? Allora, bisognerebbe cambiare le leggi, nazioni, espatriare, a parte la battuta. Questo è un problema serio, perché in questi 6 anni di crisi i valori immobiliari sono calati del 30-40%. Peccato che le rendite attribuite dall'Agenzia delle Entrate, ex ufficio del territorio, Agenzia del Territorio, quelle su cui si pagano le tasse, in questi anni siano addirittura aumentate.
Quindi quando si parla di tassazioni aumentate, noi diciamo questa roba qui, che casomai tolgono una tassa per 3 miliardi e mezzo e poi aumentano le rendite e noi ci ritroviamo a pagare. Allora il consiglio che do alla signora e a tutti i cittadini è: prima di acquistare andate a controllare qual è la rendita attribuita, perché l'Agenzia delle Entrate vi tratterà come evasori senza esserlo, e per un buon cittadino questo è un problema e bisogna lanciare un appello, e l'abbiamo già fatto, al governo. Ma non è possibile una riclassificazione? No, ci sarà, il nuovo catasto ancora deve venire, sarà sì. Un'altra mazzata questa qui. Però bisogna fare opposizione naturalmente all'Agenzia delle Entrate e dimostrare che non c'è stata nessuna perizia giurata, insomma è una battaglia dura, però perché questo fisco vorace fa queste cose. In 20 secondi, avvocato Pucci, su questo punto che lei è molto caro. Sul fatto, allora, già come l'ha detto anche il Presidente, siamo in una situazione ormai al top della fiscalità, ma adesso tra un poco entrerà in vigore quello che è il nuovo catasto e quindi come tale ci sarà un nuovo aumento, anche se viene sbandierata la famosa invarianza di gettito, ma ci saranno la riclassificazione nuovamente, definitivamente, ma a questo punto sarà una battaglia incredibile sul nuovo catasto. E beh, allora dovremo andare tutti in quel paesino della Sicilia a prendere la casa a un euro. Comunque, grazie ai nostri ospiti, grazie a Fabio Pucci, segretario generale dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, grazie al presidente Paolo Righi, presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. È tutto per stasera, Melania. Dopo di noi c'è il mio medico, invece Attenti al Lupo torna domani, sempre in diretta, sempre alle ore 19. Parliamo ancora una volta dell'universo delle badanti, soprattutto adesso che è in arrivo la stagione estiva e quindi le ferie per tante badanti. Noi vogliamo dirvi dove sceglierla, come trovarla, soprattutto come creare una collaborazione positiva. E allora ci vediamo domani sera, come sempre, in diretta alle ore 19. Attenti al Lupo. Grazie a tutti e buona serata.